Siamo a Sepino, un sito legato all'antica Roma. Prima dei Romani era stata città sannitica ed i Sanniti l'avevano costruita sulla collina. Città fortificata da una cinta di mura, era però stata sconfitta con la terza guerra sannitica ed i suoi abitanti in buona parte trucidati. I Romani vincitori, invece, la loro città avevano preferito costruirla a valle, nel punto dove si incrociavano due tratturi e dove i commerci dei Romani sarebbero stati agevolati. La Sepinum Romana diventa municipio. Nel primo secolo d.C. viene costruita la cinta muraria. Ci avviamo per iniziare la visita. La pianta mostra l'assetto urbanistico tipico delle città romane, articolata attorno ai due assi viari del Decumano che corre da est ad ovest e dal Cardo da nord a sud. Abbiamo lasciato il bus nel parcheggio, percorso un breve tratto del Decumano e siamo subito arrivati al Teatro Romano. È straordinariamente ben conservato. È stato costruito con grossi blocchi calcarei provenienti dalle cave della zona. Soltanto nella seconda metà del Novecento è stato completamente riportato alla luce. Vediamo l'ottimo stato di conservazione della pavimentazione della scena. Della cavea rimangono due settori, la cavea bassa e la cavea intermedia, mentre è andata perduta la cavea alta. Un edificio rurale costruito con materiale di recupero prelevato dal teatro si addossa al fronscene. Ai lati della cavea, due ingressi permettevano agli spettatori l'accesso allo spettacolo. Erano e sono costituiti da quattro robusti pilastri sormontati da arcate a tutto sesto. I due ingressi erano collegati da un ambulacro. Si pensa che il teatro potesse contenere 3.000 spettatori. L'epoca di costruzione è la prima età imperiale. Il teatro si addossa alla cinta muraria. Quasi dappertutto le mura sono in opus reticulatum che compare nel primo secolo a.C. Molto resistente, formato da un nucleo interno di calcestruzzo, rivestito da blocchetti piramidali di calcare, con la base rivolta verso l'esterno e la punta che va a aggrapparsi all'anima centrale. Lasciamo il teatro, ci dirigiamo a nord. Prima di arrivare alla Porta Boiano incontriamo le terme, uno dei tre complessi finora scoperti. All'esterno le mura sono in opus reticulatum, vi si innesta la porta monumentale che ha i piedi dritti in blocchi di calcare. Sopra l'arco un'iscrizione ricorda i donatori. Sono Tiberio e Druso, figli di Augusto. La chiave di volta dell'arco è un volto barbuto, forse Ercole. Ai lati, al di sopra dei piedritti, due figure di prigionieri barbari in ricordo delle gesta di Tiberio e Druso. Dalla porta di Boiano inizia il Decumano che porta fino alla porta di Benevento e coincide con il tratturo. Subito incontriamo le botteghe. Il selciato è fiancheggiato da un marciapiede rialzato. Ecco il macellum, il mercato all'aperto. E subito a seguire l'edificio più importante della città, la Basilica. 20 colonne di ordine ionico ben conservate delimitano il peristilio che circondava i lati della grande aula dove si svolgevano sia l'attività giudiziaria che le pratiche commerciali. È questa costruzione civile che poi i cristiani si sono ispirati per le loro chiese. La rifinitura delle basi delle colonne merita attenzione. Ed eccoci nella grande area del foro, una grande piazza che ha conservato la pavimentazione originaria, composta di grandi lastre rettangolari di pietra. C'è anche la canaletta per il deflusso delle acque. Al di là della piazza ci sono abitazioni private che hanno conservato la pavimentazione originaria. Queste case ci dicono che la città era ricca.
antica, Seppino incontra la sua fase di più grande splendore in età imperiale tra il 27 a.C. e il 280 d.C. Poi la crisi economica e le invasioni barbariche soprattutto la fanno andare in crisi. Nel V secolo la città viene abbandonata. Ci sono lavori in corso, non possiamo proseguire. C'ero già stata anni fa in primavera, unisco i due ricordi per completare la visita. Continuando il decumano arriviamo alla Fontana del Grifo, chiamata così perché il grifo vi è raffigurato. Sono questi monumenti che arricchiscono la città in età augustea. Poco lontano c'è un mulino ad acqua. Proseguiamo lungo il decumano ed arriviamo alla Porta di Benevento. La cinta muraria finisce e si esce dalla città. Il catturo però prosegue. Per un po' lo seguiamo anche noi. E così ci capiterà di incontrare un gregge sorvegliato dal fedele custode. Che se ha sonno non dimentica il suo ruolo. Non so per quale motivo si sia mossa di corsa in gruppo. Fuori le mura sorge in solitudine il monumento funerario di Ennio Marso, un militare di carriera.